principio di Allegri, tra gli ostacoli del cuore che mi voglio meritare. Vengono da storie e ambienti diversi, ma tutti ad un certo punto della loro vita hanno scelto di impegnarsi concretamente, di servire la comunità nei suoi tanti bisogni, mossi da un sogno comune: far grande l'Italia attraverso i piccoli gesti quotidiani in favore degli altri. Sono i 350.000 volontari del Servizio Civile Nazionale, di cui oltre 7.000 sabato scorso hanno avuto la gioia di essere ricevuti dal Papa nell'udienza in aula Paolo VI a 15 anni dall'istituzione del loro organismo. Testimonianze, video, testimonial d'eccezione e il saluto del Ministro del Lavoro Poletti, che mentre loda i grandi interventi dopo un terremoto o un'alluvione, quelli che fanno notizia, poi lancia una sfida. Noi dobbiamo sapere che ogni giorno vicino a noi c'è un piccolo terremoto, c'è una piccola alluvione, perché è il terremoto, l'alluvione di una persona che sta male, che è una persona che è da sola, che è una persona che non sa come affrontare e risolvere un problema. Allora io un piccolo sogno ce l'ho, vorrei che nel nostro paese, insieme alla Protezione Civile, nascesse una grande rete, la protezione sociale, la capacità di stare ogni giorno vicino a chi ci è vicino. Un progetto che piace a Francesco, il quale insiste su questa prossimità e solidarietà nel suo discorso, interrotto da decine di applausi, quando definisce il servizio civile una forza preziosa e dinamica che fa bene al paese, in virtù di questa capacità di raggiungere tutti, in modo speciale i soggetti più deboli, e lavorare perché i loro diritti siano rispettati e promossi. È proprio da qui, infatti, secondo Bergoglio, che si misura il grado di civiltà di un popolo. Il progetto di una società solidale costituisce il traguardo di ogni comunità civile che voglia essere egualitaria e fraterna. Esso è tradito ogni volta che si assiste passivamente al crescere della disuguaglianza tra le diverse parti sociali o tra le nazioni del mondo, quando si riduce l'assistenza alle fasce più deboli senza che siano garantite altre forme di protezione, quando si accettano pericolose logiche di riarmo e si investono preziose risorse per l'acquisto di armamenti. È vera piaga attuale questa. O quando ancora il povero diventa un'insidia. Tutti questi atteggiamenti, improntati all'indifferenza e alla sopraffazione, ripete il Papa, rappresentano uno sfregio della nostra società e della sua cultura e precludono l'esperienza cristiana per eccellenza, che è via obbligata per trovare il bene, ovvero l'incontro con la carne dei fratelli. Mediante il vostro servizio, voi siete chiamati a svolgere una funzione critica nei confronti di queste prospettive contrarie all'umano e una funzione profetica che mostri quanto sia possibile pensare e agire in modo diverso. Per ogni mano tesa ad un migrante in mare, per ogni iniziativa in difesa dell'ambiente, i progetti educativi, per ogni terremotato a cui si è dato aiuto e conforto, per le migliaia di azioni di sensibilizzazione e accoglienza messe in campo dal servizio civile, il Papa ringrazia mentre incoraggia i giovani a seguire la via che dà pienezza di significato e di gioia alla propria vita, prendendo Gesù come modello perfetto di umanità e donazione. Sicuramente la strada del servizio va controcorrente rispetto ai modelli dominanti, ma in realtà ognuno di noi si sente contento e realizzato solo quando è utile per qualcuno.